Andrea Faccio, Villagiada, Canelli, una delle colline del Moscato, bisogna dirlo, ma anche agli Agliano Terme con la Barbera, 49esimo Vinitaly di Verona, personale numero del Vinitaly? 24esimo Vinitaly, e per la prima volta insieme a questo bel gruppo che si chiama Nuove Radici, e non è tutto il Piemonte, però insomma siamo 18 produttori, dal Barolo, il Barbaresco, il Moscato, un po' di Roero, insomma abbastanza trasversali in giro per il Piemonte. In giro per il Vinitaly abbiamo colto un po' di umori diversi, qualcuno parla di una posizione, cioè una tendisti già, produttori già un pochino effervescenti, ottimisti di questo Vinitaly, altri dicono no, siamo piuttosto statici. Qual è la sua percezione di questo Vinitaly? Ma il mercato in sé ci induce all'ottimismo, perché le cose non stanno andando male, il vino in generale vive un ottimo momento, siamo sulla bocca di tutti in Italia, ma non solo, per fortuna in giro per il mondo. Mi sono appena congedato da un signore che arrivava da Hong Kong ed è entusiasta di come si sta evolvendo il mercato anche laggiù. Il Vinitaly forse sarebbe il caso di ripensarla un po' come fiera. L'ente fiera fa grandi proclami puntando solo sui numeri. Noi produttori di vino in genere in questi tempi abbiamo capito che non sono solo i grandi numeri quelli che vincono, ma è la qualità in tutto e per tutto. Ecco, forse il Vinitaly dovrebbe diventare un pochettino più di qualità, come è diventato di qualità il vino italiano e il vino piemontese in particolar modo. Altre fiere in giro per il mondo, penso al Provine che si è chiuso una settimana fa, l'hanno capita, c'è molta più qualità dei servizi, non dobbiamo fare 2 ore di coda per entrare al mattino o 2 ore di coda per uscire alla sera, qualità anche dei visitatori, noi siamo felici di poter far conoscere il vino a quanti più appassionati possibile, però avremmo bisogno da parte dell'ente fiera un po' più di aiuto ad avere qua gli operatori e non solo i curiosi, ecco. Possiamo pensare di organizzare una fiera o fare qualche cosa, anche solo una giornata riservata agli appassionati, dove noi lo diciamo agli operatori, ai clienti, guardate, quel giorno lì non venite perché ci saranno le code dovunque, ci sarà grande caos, venite quell'altro giorno dove però sarete sicuri di essere da soli e avere il massimo dell'attenzione, anche per comunicare un'idea di serietà. L'Italia forse un pochettino latita da questo punto di vista in generale, e questa fiera, insomma, un po' più di serietà anche qua. Facciamo una letterina al sindaco Tosi, forse neo governatore del Veneto. Parliamo di vino piemontese. Lei, oltre a essere un produttore, è anche il presidente della sezione vino Piemonte di Confagricoltura, di una grande associazione che è Confagricoltura. Il vino piemontese come si pone in questo momento? È ancora, diciamo così, segregato da retaggi antichi, forse superati, oppure sta guardando al futuro in maniera innovativa, secondo lei? Ma molto innovativo forse no, anche perché noi abbiamo nella tradizione, nella nostra storia, sicuramente una parte molto importante. Dovremmo forse, e questo lo diciamo da anni e prima o poi ci riusciremo, dovremmo forse diventare un pochettino più innovativi, non tanto nella produzione o in cantina, lì devo dire che siamo già tutti molto bravi. Forse fare qualche cosa in più nella promozione, andare di più insieme. È uscito un articolo di recente da parte di una Master of Wine inglese, una persona molto nota nel mondo anglosassone, dove tirava le orecchie a tutta l'Italia perché non siamo capaci a far promozione tutti insieme. Dice la Francia si presenta, persino loro che sono campanilisti come e quanto noi, si presenta molto più compatta, fanno le giornate del vino, ma non solo le giornate del vino del piccolo comune, le giornate del vino o di tutta Bordeaux o di tutta la Borgogna o di tutta la Francia. Dice che, e sottolineava, che è molto difficile andare a fare comunicazione delle singole DOC, dobbiamo andare per territori, ma territorio vuol dire almeno tutta una regione, per non parlare poi dei mercati più lontani, dove continuiamo a sostenere che dovremmo far capire innanzitutto che bere italiano è un gran bere, una bottiglia di vino italiano è di grande qualità. Non ci lamentiamo poi dei vari Italian Sounding, dei prodotti Italian Sounding, dove qua in fiera troviamo
delle associazioni o delle vetrine dove ci dicono ah c'è l'etichetta finta che ha il nome italiano, ma non è colpa loro, loro sono imprenditori a casa loro e se gli danno l'occasione di fare un parmesan o un finto Barbera lo fanno. Siamo noi quelli colpevoli, siamo noi quelli che dobbiamo andare a mettergli sul tavolo un prodotto con il nostro nome, con la nostra origine, con la nostra, con l'orgoglio di essere italiani di fianco e fargli capire che il parmesan o il vinello fatto con un nome italiano in Australia piuttosto che in California è molto più cattivo del nostro. Noi possiamo vincere solo con la qualità e facendo le cose fatte per bene. Tutto il resto serve solo a finire in prima pagina sui giornali, ma produce poco. Ultima domanda, risposta secca, voi fate, lei fa Moscato e Barbera, ma se dovesse da vignaiolo e da produttore di vino scommettere su un altro vino piemontese, su quale scommetterebbe? Ah, bella scommessa, il Piemonte sta già vincendo con i grandi vini della tradizione, sicuramente il Nebbiolo oggi sta avendo un successo incredibile, il Barolo è andato anche a dei prezzi decisamente importanti e questo è un buon segnale, bisogna cercare di non esagerare. La Barbera lentamente sta conquistando i suoi spazi, mi piacerebbe dire avanti con il Nizza. È ancora poco conosciuto, è una Barbera, ma è Nizza, è un territorio e il territorio come sempre dimostra di potersi comunicare molto bene. Anche lì dobbiamo fare di più, questo si può sempre fare di più, però io penso che il Nizza possa avere un grande futuro. Grazie. Grazie a voi, buona giornata.